Decreto Salvini introduce delle modifiche sostanziali, cioè va a trasformare completamente l'accoglienza, sia sotto il profilo dei CAS, cioè i centri di accoglienza straordinaria, quindi quelli gestiti dalle prefetture, che lo SPRAR, quindi quelli gestiti direttamente dai comuni. Quindi per il comune di Belluno il cambiamento è su entrambi i fronti. Per quello che riguarda i CAS, non sappiamo quali saranno gli impatti al termine dell'attuale bando che la prefettura ha in essere, ma la previsione, leggendo il decreto, è che si dovrà abbandonare l'accoglienza diffusa perché non sarà più economicamente sostenibile o richiesta dal capitolato nazionale, e quindi si andrà verso i grandi assembramenti, con anche la possibilità che il comune di riferimento, che potrebbe essere Belluno come qualsiasi altro comune, spero di no, chiaramente, però è possibile, si trovi sul territorio il famoso CPR, cioè questi centri che sono previsti dal decreto Salvini e che potrebbero contenere un numero di persone veramente elevato fino a 180 giorni. Fin dal 2014, quando è iniziato questo periodo emergenziale, si è lavorato insieme alla prefettura di Belluno per promuovere un sistema di accoglienza che fosse diffuso e che quindi vedesse tutti i richiedenti asilo distribuiti sul territorio, sia comunale che provinciale, in piccoli gruppi e preferibilmente all'interno di appartamenti nei condomini, quindi direttamente nel tessuto urbano, non in una zona dedicata. Quindi come può essere una vecchia caserma o un albergo. Questo perché? Perché le persone distribuite sul territorio riescono a interagire meglio con la comunità all'interno della quale risiedono. Ovviamente grandi assembramenti impediscono i percorsi di integrazione e quindi impediscono la conoscenza reciproca, da cui si genera paura e problemi di ordine pubblico. La protezione umanitaria non c'è più, sparisce. Al suo posto ci sono una serie di permessi speciali. Purtroppo il decreto non ci spiega come gestirli praticamente, gli effetti di questo cambiamento. I comuni si ritrovano ad avere sul territorio persone che avevano diritto a un tipo di percorso che gli viene in via transitoria riconosciuto per un periodo di tempo limitato, ma non possono più continuare il loro percorso di integrazione. Si tratta di rendere pressoché impossibile la gestione di queste persone che non sono né una cosa né l'altra, cioè non sono né diniegati né tantomeno titolari a tutti gli effetti. Per il futuro la domanda che ci facciamo tutti è tutti coloro che non avranno più la protezione umanitaria ma che avranno qualche permesso speciale, esattamente dove possono essere accolti, visto che questo non è specificato? E le persone che avranno questi permessi speciali per motivi di salute, se non posso accoglierli all'interno dello SPRAR, dove li metto se all'interno del CAS non è prevista un'assistenza speciale? Queste sono le domande che stiamo facendo a livello gestionale. Ci sono voluti anni per arrivare a un sistema perfettibile, ma che almeno funzionava perché trovava le giuste risposte ai diversi bisogni. Questo decreto spazza via tutto questo lavoro e ci riporta sostanzialmente a 15 anni fa. A livello di iscrizione anagrafica, fino a prima del decreto Salvini, era possibile, era sufficiente il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo. Oggi non è più così. Cosa cambia? Cambia sotto molti aspetti. Allora, intanto i comuni, nell'erogare i servizi sociali, quindi nell'erogare tutto quello che è il sistema dei contributi e di assegno e di assistenza, devono avere la residenza come punto di riferimento. L'assenza della residenza ovviamente comporta questa difficoltà. Oltre a questo, non mi pongo tanto il problema dei servizi obbligatori, perché per esempio la scuola per i minori o l'assistenza sanitaria per tutti è obbligatoria, però non lo sono i servizi ausiliari. Nel senso, nel momento in cui io ho un minore, poniamo una famiglia con un bambino di 3 anni, il bambino di 3 anni ha accesso alla scuola dell'infanzia, purtroppo però non ha accesso alla contribuzione su fascia ISE se utilizza il pulmino o per la mensa. Non c'è la possibilità di avere una posizione fiscale, quindi non possono avere contributi, ci sono dei problemi nell'accesso al lavoro,
e in realtà anche il riconoscimento della persona sul territorio. Questo decreto introduce una trasformazione piuttosto importante dello SPRAR. SPRAR è acronimo di Sistema di Protezione per Rifugiati Richiedenti Asilo, quindi è rivolto a entrambi. All'interno di questo decreto le modifiche principali sono che intanto lo SPRAR non può più riguardare i richiedenti, ma soltanto i titolari, e già qui viene cambiato un assunto fondamentale del sistema. Un sistema che era nato tempo fa, ma che negli ultimi 4 anni si era ingrandito e si stava strutturando per sostituirsi completamente al sistema dei CAS. Garantisce una presenza di 6 mesi e non di più, a parte casi particolari di persone vulnerabili o in difficoltà, ma un percorso di 6 mesi che poi dava alle persone la possibilità di uscire ed essere indipendenti. Circa il 50% dei progetti in essere dava poi una risultanza positiva. E scegliere lo SPRAR in un momento così delicato come quello degli ultimi 4 anni, anche politicamente delicato, che portava anche dei benefit ai comuni che sceglievano di aderire allo SPRAR. I benefici sono, per esempio, la clausola di salvaguardia, che oggi è saltata. Cosa prevedeva la clausola di salvaguardia? Che il comune che aderiva allo SPRAR non avrebbe avuto altri numeri maggiori di persone nei CAS. Per Belluno, 36.000 abitanti, 100 persone nei CAS e nello SPRAR, ovviamente. Oggi, senza la clausola di salvaguardia, potenzialmente potrebbero farne un CPR sul territorio, mettermi 600 richiedenti asilo. Sapevo che avrei avuto il bonus gratitudine, che non c'è più e che era comunque un contributo economico senza vincoli da spendere sul territorio come meglio preferiva l'amministrazione. Sapevo che avevo la possibilità di governare un fenomeno gestendo direttamente, e gestendo direttamente significa che i soldi pubblici andavano a un ente pubblico, cosa che non accade nei CAS. Quindi togliere lo SPRAR vuol dire tradire un rapporto tra istituzioni e metterci nella condizione di non sapere più se e come possiamo governare un fenomeno che comunque qui sul nostro territorio non aveva generato problemi di ordine pubblico, perché sia con lo SPRAR che con il rapporto con la prefettura nei CAS eravamo riusciti a mantenere una serie di paletti che garantivano, insomma, un percorso di accoglienza e di integrazione. Oggi visto che l'intero impianto si basava sui rimpatri e che per stessa missione del Ministro dell'Interno non è così facile rimpatriare le persone in così poco tempo, allora mi domando quale sia la soluzione pratica, perché io la risposta non ce l'ho. Tutte le persone cosiddette vulnerabili sono chi ha difficoltà sanitarie e mediche, per cui dovrebbero comunque esserci permessi speciali, ma sono anche le famiglie con i bambini, le mamme sole con i bambini piccoli, che sono considerate vulnerabili proprio perché una mamma da sola con dei bambini ha delle difficoltà senza una rete. Ce l'hanno le nostre mamme, le nostre famiglie hanno difficoltà senza i nonni che tengano i bambini, ok? Quindi immaginiamo qualcuno che qui non ha una rete, non ha radici e non ha riferimenti. Queste persone non sappiamo come poterle aiutare e nel caso dei minori siamo anche obbligati per legge. Noi dobbiamo intervenire nel caso dei minori, accompagnati o non accompagnati che siano. Devo garantire la scuola ai minori, devo garantire tutti i servizi ausiliari e quindi devo garantirli con delle risorse che, ripeto, se non mi vengono incrementate non ho. Devo dividere, la coperta è corta, no? La classica affermazione. Quindi le risorse che oggi abbiamo per i residenti del comune di Belluno dovranno servire anche per tutti coloro che prima avevano un sistema che era lo SPRAR o era i CAS e oggi non ce l'hanno. Non possono a livello centrale mettere i territori nella condizione di impoverirsi ulteriormente per far fronte a nuove esigenze che fino a ieri avevano un loro canale di riferimento e avevano un percorso preciso.